No, 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 ragazzi, basta. Ragazzi, avete fatto caso che mi è sparito il colorito violaceo? Quello è il tempo che ci ha messo a caricare tutte le texture della CreateCraft. Tutte. Tutte. Mannaggia. Mannaggia veramente a tutto. Minchia. Tutte scuse, sei un alieno. Mi ha sgamato, ragazzi. Grotos mi ha sgamato. Io ora ho in mente un progetto che è sempre collegato all'elettricità. Dobbiamo costruire nei prossimi giorni, penso ormai dopo il Games Week comunque, la mega fonte di elettricità, dove all'interno voglio creare a tutti gli effetti un motore, un simil motore funzionante che produce elettricità. Quindi questo è il progetto, però prima ci servono alcune cosette, ok? Quindi stasera andremo a prendere intanto un pochino di sangue dei Blades. Faremo una spada che decapita i mob. Poi facciamo un viaggetto veloce all'inferno. Insomma, solita routine, ragazzi. Solita routine della CreateCraft. Non è di particolare. Customizza il suono dello sparapatate. Se raggiungiamo i 1011 punti sub, faccio il suono custom dello sparapatate in live, come abbiamo fatto lo Snistunk. Facciamo quello. Sì, ma dico io, puoi spawnarmi là dentro? Così, ok. E questo funziona, guardate. Sta aumentando in Blazing Blood, che sarà la fonte di calore per smeltare la nostra Ancient Debris. Ci metto un botto. Mettilo in blocco pinto e te lo prova. Crispela, io di te mi fido. Sdunk. Olè, vediamo che succede. Vediamo, solo curioso. Allora, un esponato. Oh, sta andando, Intanto sta andando che è un piacere. Ok. Nel mentre, qua sotto, voglio setappare il tutto per avere i Blazing Blood. E mi sa che lo metteremo qua dentro. Per forza di cose dovremmo metterlo qua. Quindi dobbiamo togliere il secchiello, fare così. E dobbiamo per forza riempirci il secchiello. Per forza di cose. Anzi, la lava sta pure finendo. Quindi in realtà, altro secchiello. E prendiamo della lava per killare più Blades. Olè. Allora, qua base facciamo così. Così, giriamo questo. Qua bene che sia chiuso. Qua sta andando, si sta riempiendo questo. Ce lo riempie, è un piacere. Sdunk, olè, perfetto. Mattissimo, raga. Ok, un bucket. Quindi noi adesso qua possiamo riempirci il bucket e mettiamo la lava. Ora questo bucket, ma c'è qualcosa che non quadra, raga, con le texture. Mi si è rotto qualcosa nelle texture. Dovrebbe finire qua dentro. Dovrebbe. Allora ho un dubbio, ragazzi. Oh, ok, funziona. Abbiamo lo storage della Blaze Blood ora. Perfetto, ci siamo. Anche perché non abbiamo altro modo per fare la Blaze Blood, raga. Ho le teste, o comunque la siamo, Beviamo. Oh yes. Allora, farei a questo punto una cosa. Apriamo, olè. In modo che il Blaze Blood da qui, raga, passa qua. Eccolo che arriva. Che cosa bellissima. E da qui dovrebbe arrivare poi qua. Eccolo, eccolo. E nel mentre, qui ragazzi continua. Sta funzionando. Ma pure troppo bene. Ora, eccolo qua che arriva nel tubo. E dovrebbe pian piano aumentare qui. Tra pochissimo. Incrociamo le dita. Funziona. Ma che bello. Allora raga, cosa stiamo facendo? Stiamo killando dentro la fornace i Blades, in modo da prendere appunto i Blazing Blood, ovvero il sangue dei Blades, che è una fonte di calore come la lava, soltanto che arriva a una temperatura maggiore, che ci servirà poi per appunto smeltare, quindi sciogliere l'Ancient Debris. Ok, tutto ciò per fare, ragazzi, la la Manilium, che appunto si fa con la Blazing Blood. E all'interno dobbiamo mettere il cobalto e Molten Debris. Ragazzi, io lo lascerei fare per un attimo intanto, Devo essere purtroppo qua, mi dispiace. 2000 years later. Dai, quanto manca. Che palle. 600 bucket. Ma, raga, la facciamo tutta in Manilium, come si chiama? Sì. La facciamo full Manilium. Anche perché, minchia, fa 18 di danno l'accetta. Questa fa 13. Guardate che bella, ragazzi, qua la nostra bellissima Ancient Debris si sta sciogliendo. Ora ci mettiamo dentro quello e ci andiamo a sciogliere dentro un pochino di cobalto. E dovremmo in questo modo riuscire a fare il Molten Manilium, credo. Incrocio le dita, raga, incrocio le dita. Oh, eccolo, eccolo. Un altro, ne serve ancora. Ce l'abbiamo già. Vai, 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 vai. Smelta, smelta. Nel mentre selezioniamo questo, iniziamo a fare questa. Olè. Ed è uno. Mamma mia, che bello, che bello. Togliamo questo e facciamo due di queste. Mica che non basta. Indovinate un poco. Si va nel Nether.
Chissà perché, chissà perché. Proprio per prendere un po' di anzi, debris. Se non mi bisogna tanto intimidirlo un attimo, tipo così. Oppure così. Ah, io sono fatto malissimo anche io. Oh, raga, è sicuro che spona? Mi sta venendo il dubbio. Later. Annoto. Sì, 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 sì. Ah, eppure con piacere. Olè, grazie mille, arrivederci. Allora, finalmente posso fare, ragazzi, la spada che zapperà le teste. Finalmente. Allora, ecco qua, sdonk. Olè, si toglie questo, si mette questo e sdunk. Ma che bello. Non ha senso questa cosa, ma ok. Ragazzi, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Mia. Ragazzi, ripostiamo i vari casting e dobbiamo potenziarlo in qualche modo. Allora, facciamo una cosa. Facciamo il rose gold nel mentre, che è una cavolata. Ecco qua, due blocchi. Sdonk. Che bello, 50-50 proprio. E ce l'abbiamo, così possiamo fare così. Easy. E facciamo già anche il secondo. Stuk stuk, bam. Piacere, sono Emerald. Parlo a versi. Bene, raga. È giunto il momento. Serve il bigottero. Dobbiamo cercare i conigli. Ma perché l'ho detto così? Non lo so. Quindi sì, ragazzi, dobbiamo partire adesso per forza alla ricerca di un coniglio con la nostra bellissima petta, perché serve la zampa di coniglio. Si parte. Finalmente, ragazzi, finalmente! Dopo mezz'ora di viaggio, il deserto! Finalmente! Oh, oh, atterraggio perfetto. Easy. Finalmente, ragazzi, è arrivato il momento. Finalmente, dopo tanto tempo, abbiamo finalmente trovato il deserto. Oh, ora proprio non vedo l'ora di trovare un coniglio. Oh. Oh. Niente. Mi serve la minchia di zampa di coniglio. Oh. Olè. Che palle. Ma datemela sta zampa. E dammi la tua zampa. Oh, eccola. Abbiamo la zampa di coniglio. Sembra proprio quella di Artù, incredibile. Chissà se la zampa di coniglio è molto simile a quella del gatto. Hello there. Mi dispiace. Ma è andata così. È lui! È Dio! Visto! Let's go! Vabbè, deserto, mo! Beh, non è tutto sto robo, devo dire. Quella era la Sicilia. E infatti qua ci abbiamo anche, ragazzi, le Isle Eolie, visto? Incredibile. Questa qui è la classica barriera corallina siciliana. Che, appunto, senti il plankton da qua sotto che fa... Kumpa! Kumpa! Oh, compa! Oh, arancino! No, è arancina! Oh, compa, piglia l'upara! Si sente, visto? Ci siamo, ci siamo! Siamo quasi tornati a casa. Ma adesso, ragazzi, la cosa bella è che ora, adesso, dopo che facciamo l'upgrades, testiamo la spada, ma andiamo nel Nether a cercare i Withers. Bam! Regà, è fatta! Ora, aumenterei il danno di questa spada. E sinceramente, regà, Sharp non mi dispiace. Sharp non mi dispiace. Non si può incantare, ragazzi. Non si possono incantare. I lapis che fa? Killager. Più 3 killager. Damage. Che figata. Allora, Sharp si fa con il blocco di quarzo. Ma non cambia una minchia. Ah, abbiamo fatto sharpness e basta. Vabbè, allora, secondo me, ragazzi, già così è top. Non c'è un attack qualcosa. Vediamo. Attack modifier. No, non ci interessa. Secondo me devo fare un attimo così. Ecco. C'è auto smelt. Questo che fa? Tool can pick up liquid. No. Dual. No. Exchanging. Block broken. Blocks broken by this tool are represented by the block in the offhand is possible. Ah, figo. Ok, questo interessante. Ah, questo qui per l'elitra. Ah, un ability slot per 2, interessante. Luck fatto, anti-aquatic, Bane of... Ah, figo, figo.
No, tanto ragazzi c'è la... come si chiama? C'è la... c'è un bel po' di durabilità, eh. Killager l'abbiamo già visto. Knockback, Light Speed. Questo qui con la luce non c'entra nulla. Magnetic, Netherite. Questo è figo. Cioè, gli rubiamo la vita. Però serve il Wither Skeleton lo stesso, quindi niente. Piercing, Sharp già fatto. Niente, raga, non c'è altro, a dir la verità. Oh, eccola qui. Questo rende più veloce questa qui. Servono 18 blocchi di ametista. Minchia, raga, attack speed me lo porta uno, però. Insomma. Cioè, non è tutto sto wow. Oddio, ma comunque sai che sembra molto più veloce. Vabbè, dai, è arrivato il momento. Vediamo ora se zappa un poco di testa sto coso. Aspettiamo i mobs. Insomma. Cioè sì, dovremmo avere, ragazzi, una percentuale più alta. Adesso ha dato una testa, l'ho vista. Quindi funziona. Raga, funziona. C'è un bel rate di drop di test. Oh, buono. Ho visto la testa di uno scheletro. Funziona, ragazzi, è perfetta. GG. Va benissimo. Non si può inciantare, no, raga. Però ha un bel drop di test. Quindi perfetto. Raga, io la butto lì. Si potrebbe andare nel Nether a cercare dei Wither Skeletons e zappargli la testa. Si va nel Nether, prendiamo tre teste. E se ci va, evochiamo pure un Wither. Ecco lì la fortezza, raga. Oh no, perfetto. Aia. Oh, ma manco far così, cioè, non mi sembra il caso. Raga, ci stanno ancora i Mystic che avevo droppato. Ok, io farei sinceramente così. E cerchiamo un po' di Wither Skeletons. Eccoli. Questo è subito testa? Oh, però calma. Oh, pulita, croccante. Primo Wither, ragazzi, subito testa con questa spada. Buona. Raga, a conti fatti, potenzialmente 4 Wither, abbiamo le 3 teste del Wither boss. Oh, bella bro. No, dai, che palle. Niente testa. Oh, questo cassa. Questo me lo ciuccio. Oh, lì, ne vedo due. Sono, raga, doppia testa. No, sono 4, a voglia. Raga, qua. No, raga, neanche una? No. Questo perché l'ho detto all'inizio. Ho detto, vabbè, raga, easy test ora. Ecco, ti pareva. Però niente, raga. Non ci stanno più droppando le teste, seriamente? Che palle. Vabbè, ma il fatto che, allora, se ne spawnassero tanti, direi, ok. Cioè, ne abbiamo già una, comunque. Però adesso ne abbiamo passati quanti? Ne ha decina? E diciamo che sta spada era partita bene, ma ora sta facendo cacare altamente. Poi minchia, raga, non spawn sti Wither. Raga, questo vuol dire soltanto una cosa, che lo facciamo la prossima volta.